Viola Braga, nutrizionista, nonché amica Grazie. Di Buongiorno Cielo, torna a trovarci. Abbiamo chiesto a Gigliola o alla dottoressa Braga la strada, come fanno i bambini che ovviamente non hanno nessun vincolo, no? Di alcune reazioni per il sistema immunitario, con il acido che serve alla formazione della glutammina, che partecipa alla formazione dei renderla e poi così sbizzarrirsi nelle forme, no? E certo. Con i bambini. Grazie Gigliola Braga, grazie, grazie davvero, a voi, e una grazie. Buona giornata e un buon cielo, con o senza neve. Ci dedichiamo adesso alle offerte di lavoro, dico ancora una volta, da Bergamo, Italia, dove non è una macchina rodata e cinematografica come in America. Dall'America uno. Voglio tentare intanto nel mio paese. Sì. Allora, abbiamo i Milongueros, patrocinato dal Consolato Generale della Repubblica Argentina. Che cosa ha fatto il regista, filmmaker anzi, perché racconta anche la nostra storia. Però devono parlare le immagini, non le parole. Parlando di un cambio vita che probabilmente riguarderà anche un cambio di posizionamento, sì. L'andare verso la Svizzera, che in fondo è un passo dall'Italia. Io ricordo Voglio Vivere Così Italia dal 16 febbraio tutti i giorni alle ore 18. Saranno le nuove puntate con la nostra Giorgia Wurtz, e questo lo volevo dare come indicazione, perché noi siamo cielo e... E allora sì. La Pesca Production, sì. Di Emanuele Persico a Prode in Svizzera? Molto probabilmente sì. Voglio vivere così, più di così io non saprei che cosa indicarvi. Pagina Facebook di Cielo, mettiamo anche i siti che servono, ve ne cito solo uno, www.vivilondra.com, per chi volesse cambiare vita e andare. Grazie Emanuele, grazie, grazie a te. Paola. Vediamo il nostro principiante. Ciao Mauro! Pagina Facebook, sarà nostra cura come sempre aggiornarla anche in questo senso. Sicuramente la storia di Emanuele Persico ci ha colpito, perché da Facebook è partita e ci ha detto io sono un ingegnere che ha deciso di cambiare vita, visto che voi avete Voglio Vivere Così, ve la posso raccontare. Questo è stato il racconto di oggi. Siamo pronti a raccogliere tutte le vostre storie, quindi se voi ci scrivete su Facebook, se ci mandate una mail. Allora innanzitutto il meteo e poi, signori, gran finale, perché torna a trovarci il nostro Alberico e perché seguiremo una dieta punto per punto con Vera Martinelli, una ragazza splendida che ci teniamo a presentarvi. Prima di tutto però il meteo. Guarda questo look! Sì, si riporta un po' sto look dark. Sì, sta bene. Sta bene, si può fare. Si può fare. Alberico con mini Alberico, questo insomma per i non romani non è neanche da tradurre. Alberico, è tanto buona sta pizza, ma... Lo so, vabbè, la prossima volta dai, prometto che porto quello che preparo. Perché faceva troppo... Croce moscata e un pizzico di sale, è in ordine. Fa sciogliere il burro, sì. Aggiungi la farina. Per il pepe fa male, meglio il peperoncino. E perché il pepe, ti dà quell'idea che è trattato. Doveva venire fuori da questa selezione tanto chef come lo abbiamo di fronte, e non solo per i suoi 2 metri, ma tanto chef come noi lo abbiamo di fronte, ma è bella perché c'è molto della storia di Alberico. Per me MasterChef è stata, parlavi di cambio vita prima, cioè sì. A me è stata la mia grande occasione, non aspettavo che succedesse una cosa del genere, perché poi ero lì, era finita, quindi... E siamo contentissime, contentissimi per lei, alla notte degli Oscar, quindi dalla nostra Simona ci aspettiamo dei racconti pepatissimi a proposito di cucina. Era dieta? Sì. .wordpress.com, eccola, esatto. Qua, una vera dieta. Con le andiamo in piscina. Vera, un commento quando leggiamo che in particolare vediamo le grandi attrici, Demi Moore, 10 kg, ed è una che vicino agli altri non è sempre molto grosso, però se è una fisicità che ti appartiene, ti senti comoda, va benissimo. Sta mangiando sano e sta facendo un po' di attività sportiva. Ah, le urla di Vera, nessuno di noi è esente, mantiene, e allora... Ecco a voi ciò che vedrete, non ci giudicate da questo, compagnia, mi vergogno tanto, guardate.